Un marocchino di 41 anni, irregolare sul territorio, dovrà lasciare l'Italia. L'uomo si era introdotto senza autorizzazione all'interno di una proprietà privata in disuso. Il magrebino aveva occupato abusivamente l'edificio e ci aveva realizzato un giaciglio di fortuna con coperte e indumenti. Il tutto è avvenuto a Perugia, in via della Ferrovia, tra via Canali e via Campo di Marte. A segnalare la sua presenza e il suo andirivieni sono stati alcuni cittadini. Il nucleo decoro urbano Fontivegge della Polizia Locale di Perugia, al seguito del capitano Rosella Giusepponi, insieme a due volanti della questura, sono entrati all'interno dell'area segnalata. Gli agenti, accedendo da un cancello con chiavi messe a disposizione dal proprietario residente fuori dal comune di Perugia, hanno fatto la scoperta del soggetto. L'uomo, oltre a essere gravato da numerosi precedenti penali per droga e contro il patrimonio, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Perugia lo scorso febbraio. Lo straniero è stato denunciato per invasione di terreni e edifici altrui senza autorizzazione e, come detto, dovrà lasciare l'Italia. Ci mancherebbe altro. Benvenuto al nostro ospite Luca Merli, lo conosciamo bene, è l'assessore alla sicurezza del Comune di Perugia, perché oggi con Luca parleremo proprio della sicurezza e di una zona della città che ci sta molto a cuore ad entrambi, che è Fontivegge. Benvenuto, assessore. Buonasera, direttore, grazie, grazie. Dunque, tra l'altro arriva proprio oggi l'ordinanza del sindaco Andrea Romizzi, che cerca di mettere un po' le cose a posto, visto che sta arrivando la bella stagione e purtroppo il sesso a pagamento fiorisce e rifiorisce in questo periodo. Si preannuncia un grosso lavoro, assessore? Beh sì, in effetti l'ordinanza antiprostituzione, se così la vogliamo chiamare, non interessa solo la zona di Fontivegge, ma anche altre zone della città che sono tristemente note per la diffusione di questo fenomeno, quindi la Trasimeno Ovest, la zona di Ponte San Giovanni. Però è una ordinanza che, come saprete, come ormai conosciamo, va ad incidere su chi approfitta di queste ragazze che si prostituiscono in strada. È un'ordinanza che noi ripetiamo anche su indicazione della Questura di Perugia tutti gli anni, perché è un fenomeno che non solo moltiplica numericamente, ma si intensifica proprio con l'arrivo della bella stagione. Oh, parliamo invece, adesso stiamo guardando una delle tante operazioni che sono state fatte dal nucleo, come si chiama, decoro urbano di Fontivegge. Sicurezza Dico del decoro bene? urbano di Fontivegge. Ne parliamo un attimo perché la gente ha bisogno di sapere che c'è. Sì, ma c'è ormai da un anno e mezzo ed ha portato dei risultati veramente più che soddisfacenti, che ci confermano che questa era la scelta giusta, che questa è la direzione giusta. È un nucleo sostanzialmente diretto da un capitano in cui lavorano sette agenti di polizia locale, che è totalmente dedicato alla zona di Fontivegge. Questo non Rossella solo Giusepponi, no? Se non sbaglio, il Rossella capitano. Giusepponi, il capitano che coordina il nucleo, non solo è un'attività concentrata in un fazzoletto molto ristretto della nostra città, che ormai è abbastanza noto per alcuni fenomeni, che è quello di Fontivegge, ma questo consente anche il poter liberare più energie da parte di tutte le altre forze di polizia che hanno, diciamo, più libera la zona di Fontivegge, perché presidiata e gestita sotto il profilo della sicurezza dal nucleo di decoro e sicurezza di Fontivegge. Fra l'altro, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'ultimo, l'altro ieri, dove è stata fatta un'operazione insieme alla Questura nella famosa area che avevamo già liberato, bonificato, ripulito di via della Ferrovia, dove hanno tentato di nuovo di rientrare, ma l'episodio è durato solo un giorno e con un avventore o due abbiamo ripristinato tutta la recinzione, è stato tutto richiuso, ribonificato e fra l'altro il cittadino non regolare denunciato è pronto per l'espatrio. Senta, assessore, è sufficiente il personale in questo caso, in questo specialissimo nucleo?
Parlare di un numero sufficiente è parlare di utopia. Se noi Sempre dovessimo, arduo, sempre arduo. ecco, se noi dovessimo lavorare con un adeguato e sufficiente numero di risorse, ma non solo per il nucleo di Fonti Vergine, ma per tutta la polizia locale, è chiaro che dovremmo parlare di numeri molto più ampi, nonostante però. Vorrei ricordarlo anche gli sforzi che abbiamo fatto come amministrazione perché la Polizia Locale in questi ultimi 2 anni, in questo anno completeremo l'iter assunzionale, in questi 3 anni abbiamo assunto circa 50, 42, 43 nuovi agenti di Polizia Locale. Quindi è vero che purtroppo compensano le tante uscite per pensionamenti perché l'età media del nostro comando di polizia locale si era un po' elevata, quindi abbiamo, diciamo così, ringiovanito l'organico. Il parco macchine. Va Anche. bene, grazie assessore. Prendiamo un impegno con lei. Appena sarà possibile, me lo organizzi, si mette d'accordo con la comandante Caponi, di poter presentare anche fisicamente. Magari si recherà lei con una telecamera cellulare. Adesso è sufficiente per fare questi collegamenti uno smartphone. E si recherà magari al comando per presentare proprio questa unità speciale di cui si è dotata Perugia. Aspettiamo sempre il gruppo dei cani. A presto. A presto e a prestissimo anche l'unità cinofila. Grazie assessore, arrivederci, 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 buon lavoro, arrivederci, arrivederci. arrivederci, arrivederci.